Oggi qui a Talenti Creativi una tecnica molto particolare, il tombolo, un'arte antica apprezzata da tantissimi, ma che pochissime persone sanno realizzare. Siamo in compagnia di Teresa. Ciao Teresa, Ciao Lara. e ci devi svelare i tuoi trucchi. Tu da dove vieni, Teresa? Allora, io sono catalana, vengo comunque da una regione della Spagna in cui si faceva un tipo di lavorazione molto particolare che erano le mantiglie, i veli. Li avete conosciuti, quei Certo, veli che neri? sì. Allora, io sono vicino a Barcellona e le Merceri di Barcellona commissionavano alle donne della mia zona i veli da vendere, per Certo. cui era una zona dove bene o male, Si imparava da ma bambini sì, quasi. non è che ci insegnavano, noi ci mollavano lì con i fuselli, cioè Quindi per vendevi, forza dovevi per forza imparare. dovevi Beh, però è fare. una passione che hai, vero? Dopo sì, Prima mi hai svelato che tu hai fatto anche per tantissimi anni del restauro dei tomboli. perché io mi occupo di questa tecnica appunto che oggigiorno non si occupa più. Allora, insieme al Museo della Seta di Como abbiamo avviato nel 2002 il progetto Penelope, che comunque è consistito più o meno in fare un corso Di anche formazione? per gente comunque molto esperta di Certo. tombolo su questo tipo di merletto comunque caduto in disuso, perché poi tra l'altro anche i filati di seta che si usano, una seta Purissima. Certo. sottilissima, per cui io ho preso dei miei campioni di seta che avevo di mia madre, eccetera, e li ho portati al Museo della Seta. Loro hanno fatto una seta simile e grazie a questa collaborazione, anche col patrocinio della Regione Lombardia, dei fondi della Comunità Europea, eccetera, si è fatto un corso di questo tipo di tecnica Certo, che che è questo. una blonda, ecco. Come si chiama? Sì, questo qua è una blonda in Una cotone, blonda in cotone. una Beh, lavorazione a fili continui. quanto tempo ci si sta per realizzare un capolavoro? Perché non si può dire Allora, altro. questo qua diciamo che l'università, l'eccellenza del pizzo, ormai Sì. ci sono pochissime persone che facciano questo tipo di pizzo perché è di una complessità, mi spiace perché non ho portato il tombolo dove c'è un altro ventaglio di questo tipo di pizzo, che magari ve lo farei vedere, però questo qua è un lavoro molto molto complicato che porta molte ore, perché poi all'epoca non Le si ore non si contavano le ore, poi le contavano donne lavoravano a luce di candela, non si sa come, non vedevano niente, ma facevano dei ore. Beh, lavori sono delle meraviglie. straordinari. Guarda, facci vedere, spiegaci un attimo che cos'è il Allora, il tombolo. tombolo consiste, è un tipo, adesso vi faccio un attimo vedere più o meno, Certo. questo qua non guardate che Beh, lì è non c'è l'inizio. spuntatura, perché di solito noi lavoriamo su queste cartine qua, Certo. che sono cartine dei disegni disegnate e poi spuntate. Allora, questo qua è un esperimento, perché questo qua è il rosone della Basilica di Santa Maria del Mare di Barcellona. È un esperimento che sto facendo io. Però vi Bellissimo. spiego adesso. Come si comincia? Esatto. Allora, questo qua è un tipo di tessitura, diciamo che c'è una coppia che è la coppia che tesse, che va avanti e indietro. Come si chiamano queste? Questi qua si chiamano fuselli, questi qua sono di legno di bosso perché comunque hanno un peso giusto che tende il filo. Questo qua, voi dovete immaginare che è un telaio, però invece di tenere i fili tessi, quello che tengono è tessi. Allora, questi due fili qua sono quelli che fanno la trama, che fanno avanti e indietro, e questi Certo. qua sono quelli che fanno l'ordito. Per Ok. cui io prendo i due dell'ordito e due e faccio questo movimento qua. E come vedete, male perché nero, Si forma. Beh, si vede. si forma una specie di tessuto. Sì, leggerissimo Sì, perché è un vedi? punto. Se tu guardi sono intrecciati. Come vedi, Certo. infatti questo qua è chiamato punto tela. Il punto E si tela. prosegue così con tutti. Ok, beh, è un lavoro veramente bellissimo. Sì, di pazienza. Poi ad esempio qua si deve fare per dire lo spazietto, fai le tue Certo. due girate, sempre il punto tela. E come vedi qua Perché magari hai lo dovuto vedi fare lo meglio, spazzetto? perché vedi che c'è questa stradina? Sì. Ah, Vedi sì. che c'è questa Questo stradina? piccolo punto che è esterno. Esatto. E adesso io giro, faccio una girata e faccio un pippiolino. Ok, e quindi uno spillino, cioè ogni spillo è una riga in un certo Sì, è senso. una riga, come vedi, io adesso Torno indietro? faccio due giri e poi mi faccio tutti
i miei fuselli di ritorno col punto tela. Io guarda, cioè io sono già ubriaca, non capisco più, però, sei talmente veloce che non si riesce a capire quello che sta facendo. Vedi che è proprio sì, ma un tessuto. Guarda, qui hai già creato, allora queste erano la trama. Queste sono la trama. Che tu ma tu come fai a riconoscerli? Cioè tu hai sempre in mano questi due? Perché tu, sì, allora quando sei bambina mia madre me li colorava di rosso, quando li perdevo allora no cavoli, perché dovevo disfare, però... Comunque tu li vedi perché è chiaro che se prendi questo... Ma non hanno un peso diverso questi? No, hanno un peso uguale. Io uso soltanto con pesi diversi quando lavoro sulla seta, che sono fuselli molto più sottili e più lunghi. Ci fai rivedere quel bellissimo movimento. Cioè, io arrivo qua, è una meraviglia. E a questo punto hai fatto esatto. E io adesso sempre con la mia coppia torno indietro a far tutto, vedi? Ed è una tessitura, è come se tu passassi questo qua avanti e indietro dei sul telaio, certo. Beh, sicuramente penso che queste tecniche si apprezzano e si imparano da bambini, come dicevi tu che tua madre te li colorava di rosso per non perdere. Ma erano poi giochi di noi bambini. Perché... Giochi belli comunque, giochi che per te sono diventati un lavoro comunque. Ma per me sono diventati un lavoro perché a me piace moltissimo, poi... Cioè questo qua è la cosa buona che è che non finisci mai da imparare. Io sono andata per molti anni a Cantù a imparare il canturino, per dire. Certo. Non si finisce mai di imparare. Sono veramente delle meraviglie. E questo mi dicevi che diventerà un ventaglio. Allora questo qua dovrebbe essere un ventaglio, però ti dico un esperimento, perché mi piaceva molto il rossone. Infatti vedi che il disegno non è neanche finito. Sì, l'hai fatto tu il disegno? Sì, l'ho fatto io. Beh. Ed è il rossone della Basilica di Santa Maria del Mare di Barcellona, che è un rossone che secondo me è già merlettato, diciamo. È già merlettato perché questo. Comunque c'ha delle forme, non è il tipico rossone a spicchi. Certo. Beh. E a me piaceva molto, allora... Però hai voluto provare. Quanto tempo ci starai per terminarlo? Ma io lo devo terminare ad aprile. Non è neanche poi tantissimo tempo. No. Beh, perché veramente... ad esempio questo qua è un lavoro che è anche abbastanza semplice perché comunque è bisetta. Questa è seta, sono fili di seta. È bisetta. Ah, bisetta. Perché vedi che lavoro anche con pochi fuselli. Ah, sono pochi? Sì. Ah, pensavo che fossero tanti. No, no. Beh, lavoro anche con pochi fuselli, per cui... Dimmi, ci sono delle ragazze giovani che stanno intraprendendo questa tecnica, che vogliono imparare o... Sì, poi ci sono, poi il bello è che c'è anche gente di tutte le età, perché io ad esempio c'ho un'allieva che ha 80 anni. Accipicchia! Sì. E ad esempio lei poverina, cioè lei fa questo qua e basta. Beh vabbè, però perché magari lei si diverte. Contenta. Ma sì, poi viene lì, si fa quattro chiacchiere mentre che facciamo... Però c'è gente di tutte le età, è chiaro che adesso comunque anche i comuni stanno sensibilizzando molto su questa cosa dei bambini, perché spesso anche nelle fiere così si vedono lavori antichi, si coinvolgono anche le adesso comunque a Novegro stiamo preparando per l'anno prossimo una cosa simile, dove verranno anche coinvolte delle scuole elementari per sia sul ricamo, macrame e tombolo. Certo. Per comunque far vedere, perché sono cose che prima li vedevi in casa, adesso i bambini non vedono più. Ma in casa non vedono neanche più attaccare un bottone, quindi no, penso che siano delle cose veramente, veramente molto, no, molto poi belle. Poi magari ci perdiamo dei merlettagli che magari erano promettenti, non possono farlo perché... Beh, devo dire che guarda, ci hai fatto vedere una tecnica molto particolare, che non da tutti vederla da così vicino, è veramente molto molto bella. No, grazie a voi. Ti ringrazio e spero che tu porterai avanti questa arte, perché non è un hobby, non è un... qui veramente ci vogliono delle mani grazie veramente mille. Preziose. Ti ringrazio tantissimo Teresa e spero di vedere questo ventaglio finito. Anche... Ciao a tutti. Grazie, arrivederci.